Io non sono un urbanista, né credo di dire delle cose particolarmente originali, ma è del tutto evidente che in tutte le città d'Italia che sono concepite come Maddaloni, che è una città antica, la regolamentazione del traffico veicolare è un elemento indispensabile, perché le nostre città, e Maddaloni tra queste, non sono state concepite per l'attuale mole di traffico veicolare. Maddaloni è una città concepita ai tempi delle carrozze, delle carrozzelle, insomma, non lo so, e certamente non può subire, non può sopportare il traffico veicolare attuale. In barba a tutti i piani traffici, in barba a tutte le sperimentazioni, a tutte le pianificazioni del traffico. Io, questo è un esempio che ho fatto in diverse circostanze. Se io in una bottiglia da un litro cerco di mettere un litro e mezzo d'acqua, naturalmente mezzo litro d'acqua non entra. Per cui mi sembra del tutto evidente, e onestamente rimango basito rispetto a certe reazioni, che l'obiettivo debba essere quello di ridurre il traffico veicolare soprattutto nelle aree del centro storico. Vorrei a quelli che fanno tutta una serie di considerazioni, insomma, una nuova tassa eccetera eccetera, vorrei rispondere che nella nostra Costituzione non è previsto il diritto al parcheggio. Insomma, io l'ho guardata, me la sono andata a vedere, l'ho riletta, insomma, per vedere se eventualmente c'era questo diritto al parcheggio. Vorrei dire che sono negli 8.104 comuni italiani, ma pare che sono 8.104, insomma, in 8.103 ci stanno le strisce blu con i parcheggi a pagamento. Per cui è strano questo fatto che poi ci sono alcuni maddalonesi che prendono questa cosa come un'imposizione. Rientra nell'ambito di un ragionamento di carattere culturale che negli ultimi anni ha visto la nostra città essere refrattaria ad ogni forma di regola e di controllo. Alcuni miei concittadini ritengono che la loro libertà finisca non dove comincia quella dell'altro, ma dove loro ritengono che debba terminare la propria, in maniera del tutto arbitraria. Vorrei dire, ecco, faccio un esempio, noi abbiamo una concentrazione di banche e di uffici pubblici nell'area del centro cittadino. Si sa, ma non vorrei fare pubblicità alle banche, ma nel giro di 200 metri di un raggio di 200 metri c'è la Banca di Credito Popolare, Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Banco di Napoli, Banca Nazionale del Lavoro, Banca Cassa di Risparmio Credito Cooperativo, no, la Credit Agricole, l'ufficio postale, il comune. Ora, queste strutture che ho appena citato, e forse ne ho mancato qualcuno, al netto dei dipendenti di uffici che ci sono comunque nelle zone, hanno qualcosa come 150 dipendenti, credo, ad occhio e croce, non vorrei esagerare. Ora immaginate che se ognuno dei dipendenti di questa struttura, di queste strutture, arriva la mattina a Maddaloni con la propria autovettura e la parcheggia alle 8 del mattino e nella migliore delle ipotesi la riprende alle 14, com'è possibile che chi deve fare una commissione di un quarto d'ora possa trovare posto? È una considerazione evidente. Ora, come si può pensare di non regolamentare questo flusso veicolare? Facendo in modo che la sosta a pagamento diventi una disincentivazione. Dimenticavo le scuole. Una disincentivazione all'utilizzo dell'autovettura. Quando io ero bambino, io andavo a scuola a piedi. Ho preso i miei malanni, ho avuto la mia febbre, le mie influenze e insomma sono arrivato a 57 anni, insomma, con una salute più o meno normale. E qui ci sono delle abitudini di carattere culturale che sono talmente inveterate che bisogna ragionare in termini
concreti per poter migliorare la qualità della vita, perché poi diciamo tutti che Maddaloni è una città invivibile, quando poi si punta a regolamentare delle cose e ognuno si sente leso nella propria autonomia individuale. Abbiamo detto che sul corso consentiremo la sosta solamente su un lato. Striscia bianca quindi? No, su un lato a pagamento. Ah, a pagamento, ok. Perché non c'è, ecco, un'altra cosa che sono andato a vedere, se c'era il diritto alla sosta sul corso 1 ottobre nel nostro statuto comunale, e non c'è stato. Il corso principale della città dovrebbe essere libero dagli autoveicoli, perché quando si dice è una città, Maddaloni è una città invivibile, Maddaloni è una città invivibile anche perché è una città caotica, e quando abbiamo detto metteremo la sosta a pagamento su un solo lato, è il primo tentativo di cercare di restituire una parte del nostro centro cittadino alla fruibilità da parte del cittadino. E quella sosta sarà una sosta anche salata dal punto di vista economico, perché una volta che avremo garantito che a distanza di 50 metri c'è stato un parcheggio come quello di Piazza Don Salvatore d'Angelo, chi vuole parcheggiare sul corso deve pagare e non potrà rimanere dalle 8 del mattino alle 5 del pomeriggio. Quindi Piazza d'Angelo sarà striscia bianca? Piazza d'Angelo no, sarà striscia blu per una parte, striscia bianca per un'altra, ma comunque con soste orario. C'è l'idea che uno parcheggia l'autovettura dalle 8 del mattino alle 5 del pomeriggio non esiste più. Saranno previsti, ovviamente, perché voglio anticipare le obiezioni, gli abbonamenti per coloro che sono costretti e che debbono per questo sopportare un disagio anche di natura economica. Perché è evidente che l'utilizzo di un bene che ovviamente procura un disagio a tutto il resto della città deve essere pagato, ma è una cosa talmente evidente che mi meraviglio del fatto che ci sia qualcuno che si meraviglia. Cioè, molti miei concittadini non hanno nessuna difficoltà quando vanno a Caserta a parcheggiare, quando vanno a Napoli a parcheggiare, a Napoli sì. Il parcheggio pubblico praticamente non esiste più, ci sono solamente i garage privati con dei costi elevatissimi. Ora, il fatto di imporre un minimo di regole dovrebbe essere colto dalla stragrande maggioranza della città come un elemento di grande novità positiva. È evidente che chi è abituato ad uscire di casa per andare al circolo a giocare ed è abituato ad arrivare sulla porta del circolo con l'autovettura, è evidente che questa iniziativa non la vedrà bene, ma io non devo accontentare tutti, io devo cercare di tutelare gli interessi generali. Il discorso del parcheggio è fondamentale, perché già a pagamento è fondamentale per restituire un minimo di ordine alla città. Deve essere un servizio reso con intelligenza, cercando di risolvere tutti i problemi che sorgeranno sicuramente, ma non è possibile. Le faccio un esempio: noi abbiamo via Roma, soprattutto nel tratto più superiore, che è diventato praticamente impraticabile, e poi a 200-250 metri, non di più, noi abbiamo parcheggi, i parcheggi di Via Libertà che sono perennemente vuoti. L'idea che uno va a Caserta e parcheggia al monumento per arrivare a Via Mazzini è lì, è comprensibile ed è concepibile, mentre a Maddaloni debba arrivare fuori al circolo o fuori al negozio o fuori dalla scuola, è un'idea che non posso, Maddaloni non la può sostenere, no? Perché poi è facile lamentarsi e dire Maddaloni è una città caotica, e vorrei dire al solito obiettore dove stanno i vigili, premesso che i vigili non ci stanno,
Per cui tutti questi qua che dicono ma dove stanno i vigili? La risposta gliela do io, perché probabilmente non hanno capito. I vigili non ci stanno. Anche se mi state attrezzando. Io ho 6 vigili addetti al servizio esterno, che poiché debbono svolgere la loro funzione su 2 turni, quindi quando ci stanno tutti e 6, ne ho 3 di mattina e 3 di pomeriggio. Questo è. E se c'è un incidente stradale e i vigili sono chiamati a fare i rilievi, è come se Maddaloni non avesse vigili sulla strada. Quindi tutti questi barzelletti, insomma, ah, i vigili, dove stanno i vigili, l'amministrazione, ma dove campano sta gente? E, che, pensano che si fanno i miracoli, insomma, pensavano di aver eletto San Pio da Pietrelcina e non un sindaco. Allora, dove stanno i vigili? Già stanno i vigili. Anche se ora ci stiamo attrezzando, abbiamo chiesto, abbiamo fatto una prima selezione per 7 vigili urbani, 2 dei quali li abbiamo presi con la mobilità volontaria. Vorrei dire, la mobilità volontaria è un obbligo di legge, e se ti fanno la domanda persone che sono dipendenti da altri enti, tu sei tenuto a svolgere quella funzione, quindi non è senza concorso, come se chissà che si fosse fatto. Io queste qua, che questi 2 vigili non li conosco nemmeno, non so neanche chi siano. Gli altri 5 andranno nel corso concorso della Regione Campania, che speriamo parta subito. Entro il 30 di luglio faremo il piano occupazionale 2020-2022, che prevederà l'assunzione di ulteriori altri 6 vigili. Quindi arriveremo a regime 6 più 7, 13. Stiamo vedendo la possibilità di prenderne anche a tempo determinato per, diciamo, infoltire la rosa. Ma poiché il comune non è un ente per privato, il 2020 dovresti andare più o meno a regime? No, a regime no, perché la previsione, i vigili urbani a Madonna dovrebbero essere 40, insomma, quindi, ma dico, se ne inseriamo 15, 16, 17, voglio dire, la situazione sicuramente migliorerà notevolmente. Ma poiché il comune non è un'azienda privata per cui uno decide autonomamente chi assumere, si devono fare i concorsi, ci sono le procedure che richiedono anni, ma non è che richiedono anni per il comune di Maddaloni, richiedono anni per tutti i comuni. Per cui, però, volendo ritornare al discorso dei soliti obiettori, dice, dove stanno i vigili? Io vorrei dire, ma la civiltà di non parcheggiare sui marciapiedi non è legata al fatto che c'è il vigile che ti sanziona. Bisognerebbe essere civili indipendentemente dal vigile. Io ho visto persone che sono leoni da tastiera su Facebook, che poi parcheggiano, che si lamentano sui social, e poi parcheggiano normalmente coppe sui posti per i portatori di handicap, sui marciapiedi, e a volte mi viene da sorridere, perché li vedo lì che stanno a criticare, a dire che le cose non vanno, e poi si comportano in una maniera pessima. Poi solo evidenti ragioni di rispetto della privacy mi dicono di fare i nomi, ma ne potrei citare diversi. Sindaco, volendo chiudere questo discorso, si conoscono già le zone, cioè, o meglio, organizzerete le strisce blu come in altre città, per esempio Caserta, zona A, zona B, a certo, seconda dei pagamenti? Quali sono queste zone? Quali sono guarda, non mi faccio una domanda, queste sono cose che poi diciamo saranno comunicate, perché sono cose alquanto elaborate. Evidentemente c'è una zona, quella del centro cittadino, poi c'è la zona di semiperiferia e la zona periferica nella quale le strisce blu non ci saranno. Nella zona di semiperiferia, voglio dire, fuori dal perimetro del centro storico, anche lì ci saranno delle strisce blu per regolamentare. Penso per esempio a Via Napoli. Via Napoli è una zona di una certa intensità commerciale che vive quotidianamente dei disagi derivanti dalla mancata regolamentazione della sosta. E anche lì, in quel caso, noi andremo ad intervenire con una particolare attenzione ai residenti che non hanno garage o autorimesse, per poter garantire al massimo a queste persone la possibilità di poter avere la loro autovettura sulla strada. La striscia gialla, quella per i residenti. Voglio dire, sì, però è del tutto evidente che noi non abbiamo una struttura urbanistica che possa sopportare la sosta di lunga durata. Ma tra l'altro, sì,
noi andiamo in una qualsiasi città italiana, ormai è sempre più diffuso l'idea che anche laddove c'è la sosta a pagamento, è una sosta comunque limitata nel tempo. C'è l'idea che uno possa andare da una parte, lasciare la macchina lì e poi andarla a riprendere quando vuole, è un'idea che è destinata, se vogliamo restituire un minimo di, diciamo, di decoro alle nostre città, è destinata ad essere suppiantata invece dall'utilizzo intelligente dell'autovettura. Io comprendo perfettamente che se uno deve fare una commissione, soprattutto se vive in una zona periferica, a una commissione al centro, l'utilizzo dell'auto in quel caso diventa pressoché indispensabile. Però l'utilizzo dell'auto deve essere strumentale a quel fine. Questo è, altrimenti non ce la facciamo. Non regge, la città non regge. Si conoscono anche un po' le tariffe, per esempio Caserta c'ha 1,20 per le zone del centro e 60 centesimi l'ora, poi più o meno. Ah, io le posso dire che per quello che mi riguarda sul corso, se potessi mettere 5 euro l'ora come si fa a Napoli. Non faccio così, sindaco. No, ma con molta onestà. No, diciamo andremo da un euro a 50 centesimi, okay, insomma, poi non conosco nello specifico la vicenda, anche perché è una vicenda che poi deve essere trattata dai funzionari responsabili. Noi diamo un input di carattere politico e l'input è quello di puntare a disincentivare l'utilizzo dell'auto, così come vorrei far capire. Ci sono state anche delle polemiche sulla posizione di fioriere, di palette, eccetera. Noi continueremo a farlo. Perché, ripeto, non sta scritto da nessuna parte che uno debba parcheggiare l'auto dove vuole. Abbiamo messo le fioriere davanti al monumento ai caduti. Dopo i primi due giorni di proteste, anche se, voglio dire, cose, si è appianato, non è successo nulla. Non c'è stato nessun cataclisma, non c'è stata nessuna bomba atomica, non è scoppiato niente e compagnia cantando. Oltretutto si dice, quello, il commercio come fa? Io lo voglio dire ai maddaloniso, una volta per sempre, se il commercio dipendesse dalle autovetture che possono circolare o possono parcheggiare dove vogliono, noi a Maddaloni dovremmo avere Ferragamo, Valentino, Damiani, Gucci, Fendi, cioè tutte le grandi marche. Invece il commercio muore perché? Perché questa è una città caotica, indisciplinata, dove non si trova un posto per parcheggiare. Vorrei, stavo dicendo, neanche a pagarlo a peso d'oro. Non si trova un posto perché c'è un utilizzo del suolo pubblico che è un utilizzo già abnorme. Quindi voglio dirlo a coloro che frequentano i circoli nella zona del centro, che devono abituarsi ad andare a piedi al circo. Se vogliono andare a giocare e trascorrere i loro pomeriggi in serenità, per l'amor di Dio, è giustissimo, ma devono abituarsi ad andarci a piedi. Chi viene a lavorare a Maddaloni, guarda, le voglio citare un esempio, quando si sparsa la voce del parcheggio a pagamento, io sono andato in una banca della quale sono cliente, il direttore della banca mi chiese, dice, sindaco, ma adesso mettete le strisce a pagamento? Dissi sì, no, che noi amma sapere, disse, che noi siamo a quattro, veniamo tutti quattro a lavoro. E ovviamente mi voleva intendere che i quattro che vengono da fuori vengono con quattro autovetture, quello che dicevo prima, no? Che parcheggiano alle 8 del mattino e poi riprendono alle 17, perché in genere dalle banche si esce intorno alle 17. Cioè, no, perché noi poi ci organizziamo, sapete com'è? Io prima poi avevo quattro mani, ci organizziamo per venire con una macchina sola. Bene, ed è questo lo spirito. Questo è lo spirito, è esattamente quello lo spirito che noi puntiamo a realizzare. Ci riusciremo? Non lo so. Certo è che, per parafrasare un vecchio detto, chi ne verrà a mezzanotte degli ovari gnostri? Maddaloni è una città indisciplinata, caotica e priva di controllo. Dobbiamo ripristinare il controllo da parte della Polizia Municipale, non c'è dubbio, con i tempi purtroppo che sono quelli della burocrazia italiana, ma e recuperando anche i ritardi del passato su questo versante, ma ripristinando anche delle regole che possono andare bene per tutti coloro che credono nel vivere civile.
non per coloro che invece pensano di poter fare quello che vogliono. Voglio citare un episodio che tutti questi episodi saranno, lo dico qualche volta scherzando, insomma, al termine di questa mia esperienza di sindaco, vorrei, visto che in Italia scrivono tutti ormai, vorrei scrivere il libro sulla sua attività, sulla, e vorrei raccontare sull'amministrazione. Qualche settimana fa, qualche mese fa, abbiamo messo delle ferite davanti alla chiesa ai Cappuccini, e perché parcheggiavano davanti all'ingresso della chiesa. A un certo punto c'era un signore che protestava vibratamente per il fatto che lui non poteva più parcheggiare innanzi a sta chiesa, insomma, perché dice che lui ormai aveva acquisito un diritto a parcheggiare davanti a questa chiesa, insomma, perché andava spesso, si intratteneva nei locali che sono nella zona, e quindi aveva il diritto. E a chi gli disse: scusa, ma perché tu, insomma, dici che non mi mette queste cose, eccetera? E lui mi rispose: perché a via Pindema ci stanno i fus. Lì per lì non capivo, perché non capivo qual era la connessione tra non parcheggiare davanti alla chiesa e cose. Nella mentalità dei maddalonesi c'è molto spesso il fatto che si giustifica il proprio comportamento con mancanze di altro genere, cioè quel signore riteneva che lui potesse parcheggiare dove voleva perché in un'altra zona della città, fosse dove lui abitava, c'erano dei fossi. Ora questa logica non è più comprensibile, o meglio, se vogliamo continuare a vivere in questo modo, poi non ci possiamo lamentare che le cose vadano in un certo modo. Io ho detto e ribadito, ho detto più volte, insomma, io ormai è un anno che faccio il sindaco, questa esperienza, se tutto va bene, si può dire, se tutto va bene, insomma, tra 4 anni finirà, e poiché ovviamente io non è che farò il sindaco per l'eternità a Maddaloni, farò il sindaco per i prossimi 4 anni, se lo vorrà la città, se lo vorranno i consiglieri comunali, se si determineranno le condizioni, ma tra 4 anni poi questa città dovrà essere governata da altri. Quindi io vorrei cercare di creare le condizioni perché chi mi succederà possa trovare una città più ordinata, più normale, più pulita, più a misura d'uomo.